Ma ciao amici! È iniziato novembre, quindi nuovo vlog sul canale. Una settimana all'insegna della stanchezza, della sfiga, ma dove il motto è stato non arrendersi mai. Vediamo subito cos'è successo. Buongiorno mondo, buongiorno. Allora, oggi è venerdì ed è il venerdì di una settimana. Non so se vedete dalla mia faccia, sentite dalla mia voce. Comunque, in generale, è il venerdì di una settimana veramente, veramente difficile. Perché sono veramente extra, extra stanca. Infatti, anche stamattina ho sentito la sveglia, quindi 10 punti per me nella mia classifica personale. E niente, anche oggi vado a lavoro, è mattina, sono le 3 e 10 di notte e adesso farò colazione. A dopo. E buongiorno, da come si può vedere dal mio volto, mi sono appena svegliata dal mio pisolo pomeridiano che sta diventando sempre di più un recuperore di sonno perché veramente sono stanca. Questa è stata una settimana particolare, nel senso che ho avuto un sacco di sonno, un sacco di stanchezza accumulata. Infatti ho deciso di fare una settimana di scarico dalla palestra e non sono andata e ne ho approfittato per dormire. Fantastico. Tra poco usciamo a fare un giretto e poi si cucina la cena. A dopo! Buongiorno, buongiorno! Allora, ovviamente è sabato perché ieri era venerdì e ovviamente solite cose, bla bla bla, una di notte, vado a lavoro, bla bla. Allora, oggi penso proprio che sarà una giornata veramente veramente tranquilla perché sono cotta, cioè come si può vedere dai miei occhi, sono stanchissima, però cercheremo di portarla a termine. Niente, vado a lavoro e dopo vedo mia madre che non vedo da circa 2 settimane. Dopo. Con questo sottofondo musicale, questa è la faccia, raga, appena fatto un incidente, porca troia. Sono andata addosso a uno, non mi sono fatta niente, non si è fatto niente, io ho distrutto la macchina. Va bene, bella giornata oggi, yeah! Vabbè, sono arrabbiatissima, raga, sono arrabbiatissima. Va bene, possono migliorare. Niente raga, proprio vero che il metodo migliore per far passare la tristezza dopo aver pianto tutto il giorno perché ho avuto una brutta giornata, il metodo migliore è proprio spendere i soldi. Quindi io e Franci abbiamo deciso di fare una pazzia e quindi cosa abbiamo fatto, Franci? E abbiamo prenotato un volo e andiamo dove? Finalmente dopo 2 anni all'estero, e viva Valencia! E lo stia dello muerto! Chupacabra! Buongiornissimo, anche oggi sono le 3 del mattino, ultimo mattino, domani riposo. E vabbè,
E niente, però stamattina ovviamente io sono senza la macchina perché non dimentichiamoci che ieri ho fatto un incidente e quindi di conseguenza ho dovuto svegliare Franchino per farmi portare alle 2 di notte al lavoro. C'ho un lato positivo in tutto ciò, che non devo guidare, perfetto, tanto non è proprio il mio guidare, non sono un autista, non sono un guidatore, un pilota, come cavolo si dice. Cosa negativa è che il povero Franchino si è dovuto svegliare, mi spiace troppo, raga. E niente, a dopo. Allora amici, buon pomeriggio, è sempre domenica, finalmente domani in riposo e quindi oggi pomeriggio si può fare qualcosa della propria vita. Allora, sto facendo una cosa, nel senso che, come sapete, sono senza la macchina e sinceramente non c'avevo la benché minima voglia di stare a casa oggi pomeriggio, quindi sto andando a vedere la partita di Fra. Peccato che per una volta che deve giocare in casa a Iago, niente, gioca a Tradate. Peccato che Tradate sia tipo a quarto d'ora da qui, ma tipo con i mezzi pubblici ci vuole una vita. Quindi sto provando ad andare alla partita di Fra col treno. Dovrò cambiare 2 treni e niente, vabbè, ci proviamo. Andiamo. Novembre, ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È lunedì e questo vuol dire che sono di riposo, e quando sono di riposo è sempre una bella giornata, anche se non faccio niente, veramente una bella giornata. E sono di riposo, e sono di riposo, sono di riposo, sono di riposo. Buongiorno a me, pomeriggio. Vorrei solo farvi notare l'outfit perché in casa mia fa veramente, veramente freddo. E adesso vi faccio vedere l'outfit. Girati, grazie. E voilà, cioè, non lo so, raga, boh, una vedova nera, bellissimo. Allora, ho un maglione e sopra un altro maglione. Siamo a quota 2 maglioni, quindi per me ho freddo. Niente, questo sarà... Questa giornata di riposo è proprio all'insegna del dormire, recuperare un'ora di sonno e guardare il telefono, non lo so. Quindi adesso mi farò un bellissimo caffè americano e poi vediamo se mi viene voglia di fare qualcosa. Sicuramente dovrò andare in palestra, però di combinare altro nella mia vita oltre che dormire, che è la mia uscita quotidiana, l'ho già fatta, sono pure senza la macchina, però mai perdersi d'animo, mai perdersi d'animo. Caffè e si inizia pomeriggio. Palle, non avere la macchina. Allora, adesso il programma è... Che fatica. Allora, vado ad asciugare la roba con la roba dell'asciugheria, poi vado a fare la spesa con lo zaino e poi dopo torno a casa a piedi. Poi oggi pomeriggio mi sa che devo andare a ritirare un pacco, quindi ci andrò con una valigia, penso. E poi vado a piedi a prendermi la macchina. Passi fatti, oggi penso che saranno 20 km alla fine. E niente, ma non dobbiamo mai arrenderci. E oddio, c'è il sole.
E se sei arrivato fino a qui, io ti ringrazio. Grazie per aver visto questo video. Per rimanere aggiornato sugli ultimi contenuti sul mio canale, ricorda di lasciare un like a questo video e iscriverti. Alla prossima, ciao!